Carissimo Alberto, tu sei il direttore della Copesca. Certamente. Siamo venuti qui per chiederti alcune informazioni, perché sappiamo che l'assessore regionale Manzato, l'assessore alla pesca, ha chiesto un incontro con il ministro Romano per vedere di avere delle condizioni meno, diciamo, meno dure, diciamo così, per quanto riguarda il fenomeno biologico relativamente ai pescatori di Chioggia. Tu che sei, insomma, ben informato, ci dai qualche delucidazione più precisa? Certamente, allora naturalmente suggerimento delle nostre associazioni e categorie, intendo dire Lega Pesca, Federcopesca e AGC Pesca, abbiamo chiesto all'assessore Manzato che si faccia portavoce per avere un incontro con il ministro Romano piuttosto che con il direttore generale della pesca Abate. Questo incontro avverrà il 15 di settembre, questo perché noi chiediamo non tanto un anticipo del rientro in pesca, bensì poter magari fare delle ulteriori giornate di pesca quando andremo a pescare. Cioè, se noi per esempio riprendiamo a pescare dal 16 di settembre, poi magari anziché fare 8 venerdì fermi, magari farne 16, in modo che comunque noi i 60 giorni che sono previsti dalla legge per appunto la riproduzione del mare, per permettere appunto che il pesce si riproduca, possa avvenire nello stesso modo. Questo perché? Perché noi abbiamo tantissime barche della piccola pesca. La piccola pesca è un'attività che avviene proprio vicino alla costa e il pesce purtroppo dopo un certo periodo si allarga e le barche sono troppo piccole per poter andare a distanza molto molto elevata e quindi non riusciremmo a pescare e sarebbe un danno economico per molte famiglie, per molti pescatori, perché ripeto, con le barche piccole non possono andare a grosse distanze. A tuo avviso comunque, diciamo, l'ambiente, i pesci avrebbero la possibilità comunque di essere salvaguardate per il periodo della riproduzione? Certamente, perché noi stiamo parlando delle acquadelle in modo particolare. L'acquadella è un pesce che già allo stato adulto è piccolino, quindi già dal mese di ottobre-novembre le acquadelle cominciano ad allargarsi e a portarsi a distanza dalla costa abbastanza elevata e, come ti dicevo, le barche non riuscirebbero a pescare, quindi noi perderemo un'attività economica molto grossa, perché le acquadelle sono danno veramente un incentivo non indifferente a molti pescatori. Va bene, grazie Alberto. Grazie a te Andrea, ciao. Ciao.